Andrea Core, le sue dimissioni da capogruppo di Insieme Possiamo hanno fatto molto rumore, ovviamente, come era scontato attendersi, ma che segnale sono? È semplicemente un segnale di una vivacità interna ad un gruppo che, come sempre, in uno spirito democratico si confronta. Il capogruppo, per come è sempre stato inteso dal sottoscritto, ha una funzione di sintesi e di rappresentanza rispetto alle posizioni che vengono fuori da una discussione del gruppo. Quando in qualche modo queste discussioni meritano un approfondimento, è giusto che ci si fermi e si dimostri in qualche modo l'esatto contrario di quell'attaccamento alle poltrone che tanto male fa alla politica. Una discussione serena nella quale nel gruppo ci confronteremo, se emergerà una linea unitaria valuteremo come andare avanti, altrimenti in qualche modo questa è la discussione che ci muove in uno spirito costruttivo per la città di Teramo, uno spirito di lealtà verso il sindaco D'Alberto. Ci tengo a chiarire che ovviamente non siamo davanti a nessun aspetto di crisi, ma a un fisiologico momento di confronto interno ad un gruppo consiliare e ad una maggioranza consiliare, tenendo fermo quello che è il programma, quello che è l'obiettivo della Teramo del domani. Nelle scorse ore il consigliere Corona ha detto che è un atto propedeutico per diventare assessore, l'ha un po' stuzzicata. Ma sinceramente il consigliere Corona riesce sempre a strapparmi un sorriso e per questo lo ringrazio. Non è alcun tipo di atto propedeutico, non è quello il focus della discussione, semmai è esattamente il contrario, un tentativo da parte del sottoscritto di riportare la discussione su dei binari più consoni e quindi su una discussione che riguardi il futuro di Teramo, le progettualità del futuro di Teramo ed uscire in qualche modo da una retorica, da una ricostruzione che sembra vederci più interessati a una discussione di poltrone e di prossima giunta, cosa che invece non può e non deve essere, volendo riportare l'attenzione sui problemi di Teramo, sul futuro di Teramo, su quelle che sono le progettualità che con tanto lavoro abbiamo messo in campo fino ad oggi, che oggi meritano di essere concretizzate. Abbiamo bisogno di una giunta che sia pienamente operativa, che non insegua quelle che sono ricostruzioni fantasiose che si stanno sviluppando in queste ore, piuttosto abbiamo bisogno di quella operatività, di quella quotidianità che soltanto una giunta rafforzata potrà centrare al meglio.